E come di consueto in Blue Note c'è il fascino del Mediterraneo. Abbiamo, come dire, toccato un po' tutti i vari porti. L'ultima volta addirittura siamo andati un po' nel nord Europa, abbiamo toccato insomma il Belgio, è stato veramente molto bello, ci avete anche scritto, perché dice sì, è vero quello che avete detto, anche alcuni familiari abitano da quelle parti. Beh, in questa occasione andiamo invece in Israele con il nostro gancio, salutiamo e ringraziamo comunque Tiziana e King Holidays. Ho con me appunto un personaggio che meglio di ogni altro conosce questa terra. Tanto che Pietro De Arena è il direttore marketing dell'Ufficio Nazionale del Turismo Israeliano. Benvenuto Pietro De Arena, ecco esattamente. Ti chiamerò Pietro. Benissimo. Ecco, io vorrei subito cogliere questa sfumatura. Tu sei italiano ma senti un leggero accento, come dire, legato proprio a quella terra. O sto sbagliando? Non ti sbagli, perché io sono sì italiano e sono nato a Palermo, ma la mia vita è molto cambiata quando ho conosciuto Israele nel 2001. Fino ad allora non conoscevo Israele, poi me ne sono innamorato fortemente ed è diventata la mia seconda casa, quindi è come se io vivessi in Israele, ecco, ci vivo con la testa. Immagino, e si sente, veramente sei trasportato, e questo è molto bello, insomma, parli anche delle volte con l'anima. Vabbè, dico questo per cose conosciute e già sentite in King Holidays, la trasmissione che va in onda sulle nostre radio. Ecco, molti però si preoccupano di fare un viaggio in Israele perché magari hanno un po' paura per questi fatti internazionali di cui spesso, ahimè, certe volte si parla, di questa terra, insomma. È comprensibile questo feeling, del resto è lo stesso che avevo io più di 10 anni fa, appunto prima del mio primo viaggio in Israele. Del resto le informazioni in Italia arrivano molto sporcate, se vogliamo, purtroppo da come vengono riportate. Però posso promettere, perché è quello che ho vissuto io personalmente, quello che ho fatto vivere anche a mia moglie, che la prima volta, il primo approccio che si ha con Israele, andando in Israele, tutte quelle idee che si avevano prima cadono di botto completamente. Ho capito. Si scopre una terra sicura, vicina, conviviale, multiculturale, davvero molto calda dal punto di vista però dell'accoglienza, una terra splendida a 360 gradi. Senti, si parla di una terra molto romantica, io ho avuto modo di leggere dei tratti che mi sono stati forniti ed è soprattutto, c'è questa spiaggia molto bella di cui anche una nota artista quale Fiorella Mannoia ha preso in considerazione titolando una sua canzone, Sorvolando Eilat. Che esatto. Cosa ci può dire questa terra romantica? Beh, allora, Eilat è splendido perché ci troviamo in un vero mar rosso ancora poco conosciuto dagli italiani, se vogliamo, ma un rosso stupendo con una barriera corallina incredibile. Una delle cose più romantiche che si possano fare in questa spiaggia, tra l'altro ti trovi a pochi chilometri dalla Giordania e dall'Egitto, quindi sei in un grande abbraccio molto caldo di queste due splendide altre terre che appunto raccolgono questa stessa esperienza israeliana. Una cosa splendida che si può fare è nuotare con i delfini. Ah, che bello! Sia in snorkeling che con le bombole, è davvero molto bello. Ma se parliamo di romanticismo, ti dico, la cosa più bella che io abbia fatto in Israele è stato chiedere la mano a mia moglie. Ah, caspita. Grazie, ce l'ho più alto di Tel Aviv. Guarda, sarebbe stata l'ultima cosa che ti avrei chiesto, ma la tua donna è italiana, israeliana, e dove ti saresti sposato ti avrei chiesto. Allora, ti rispondo adesso. Sì, certo, ormai. Non è italiana neanche israeliana, contrariamente a quello che tutti pensavano che mi sarei sposato con un'israeliana, invece no, è romena, ci siamo conosciuti per lavoro, anche lei lavorava nel turismo. Ho capito. E ci siamo sposati poi in Sicilia. Ah beh, insomma, vabbè, però adesso vive con te questa emozionante esperienza. Sì. Senti, si parla, io parlo a nome dei nostri ascoltatori perché sono, penso, molto interessati, affascinati da Israele. Io quando ne parlo c'è questo misticismo che viene fuori, queste credenze, soprattutto religiose, si parla di tre religioni molto importanti. Israele è visto non solo sotto un punto di vista, anche sì certo, di un'estate, di eventi, eccetera, eccetera, ma soprattutto di religione. Quest'anima che ognuno di noi, bene o male, ha dentro. Quando siamo in Italia magari non respiriamo questa atmosfera, ma quando mi hanno detto ci si trasferisce in quel paese, allora tutto sembra veramente concretizzarsi e quella figura di noi che abbiamo dentro, che mai abbiamo conosciuto, viene fuori. È vero? Guarda, è verissimo e ti dico di più, tu adesso facendomi questa domanda mi hai fatto venire dei brividi, perché per me ogni viaggio in Israele, nonostante i lavori per il Ministero del Turismo di Israele, per me ogni viaggio è un'esperienza unica. Io la notte prima della partenza non dormo mai perché sono troppo emozionato, è tuttora dopo esserci stato 18 volte in 12 anni. Un viaggio in Israele è un'esperienza fondamentale, passionale ed emotiva,
Un viaggio in Israele è qualcosa di molto diverso da un viaggio comune. Un viaggio in Israele è un viaggio all'interno della propria anima. Del resto, arrivare a Gerusalemme, entrare nella città millenaria, la città d'oro, e andare a visitare i luoghi sacri per le tre religioni. Consideriamo anche semplicemente il muro del pianto, che è il luogo più importante per gli ebrei. La prima volta che io sono andato a Gerusalemme sono rimasto incantato da questa forza che il muro sprigionava, ma così incantato che non sono riuscito a toccarlo, perché ero veramente stregato da questa forza stupenda, nonostante non fosse sacro per me, ma lo fosse per gli ebrei, dato che io non sono ebreo. Ma comunque io invece consiglio a chi va per la prima volta, a chi va in Israele, di toccare il muro del pianto, perché è un'emozione stupenda. E da lì, a 50 metri in linea d'aria, si va al Sacro Sepolcro, il luogo più importante per i cristiani. Entrare in questa chiesa è un mosaico dei vari culti cristiani. Del resto a me è capitato di entrare lì accompagnato da una suora francese molto giovane che avevo incontrato lì nella città vecchia di Gerusalemme, che mi ha accompagnato nei luoghi sacri. Quindi è un'altra emozione fortissima. Oppure andare nella spianata delle moschee, un posto fantastico dove si trova il terzo luogo sacro più importante per i musulmani. Ci vorrebbero tante parole per descrivere il tutto, oppure semplicemente una frase. Io amo dire che ognuno scoprirà la propria personale Israele, proprio perché un viaggio in Israele è una sensazione ed un'emozione impressionante, incredibile. Ci hai raccontato una storia veramente immensa. Sono affascinato da tutto questo, è un po' parte del mio essere, insomma, quello che tu mi racconti. E sicuramente era il terzo porto di Israele come mio viaggio pronosticato, adesso lo metto sicuramente al primo secondo. Fammi un po' capire adesso. Senti, ci sono tanti eventi culturali, abbiamo parlato di romanticismo, ma anche sicuramente di fede. Io capisco, purtroppo e fortunatamente, che i giovani lo si colpiscono anche in questa maniera. I diciassettenni, i diciottenni, i ventenni, spesso e volentieri sono così spavaldi, ma quando veramente gli racconti dell'anima di questa cosa veramente immensa, di cui loro hanno anche paura, è una cosa veramente superlativa. È questo il fascino, penso, di questa terra. Eventi culturali, spettacoli, insomma, come si anima questa terra? Guarda, non so se hai mai sentito, ad esempio Tel Aviv è detta la città che non dorme mai. Sì. E c'è una frase stupenda in Israele che si usa dire, che appunto recita: mentre Gerusalemme prega, Tel Aviv si diverte e Haifa lavora. Esatto. Quindi c'è sempre da fare, c'è sempre da pregare, ma c'è sempre da divertirsi e da vedere. Questo per dirti che a Gerusalemme fino al 28 settembre c'è un'importantissima mostra, quella di Erode il Grande. Un'altra mostra che ci sarà fino alla fine di ottobre è quella di Ron Arad, un designer importantissimo, un designer israeliano, si tiene a Holon. Un altro evento molto bello che ci sarà, se vogliamo, tra un mesetto, è il Red Sea Jazz Festival, che appunto si terrà ad Eilat. Beh, c'è insomma, un po' di canne a fuoco. Ci sarà anche Rihanna che in concerto a Tel Aviv. Voi, adesso guarda, ti catalogo subito come israeliano, non volermene, Pietro. Avete un grande personaggio comunque la terra, si chiama Asaf Avidan, che sì, è un grande artista. Esatto, è stato conosciuto. Sì, bravissimo. Bravissimo, veramente lo stiamo programmando anche qui in radio, anzi magari lo programmiamo anche questa sera. C'è una tradizione vinicola, un piatto tipico, insomma vuoi raccontarci anche di queste cose un po', come dire, leggere, ma che a cui il turista fa molta attenzione? Chiaro, mi piace questa domanda soprattutto perché non so se hai avuto modo di vedere il logo del nostro ministero, ma all'interno del logo c'è proprio un grappolo d'uva. Ecco. Proprio perché il vino è uno dei prodotti più importanti. Il vino, ci sono tantissimi percorsi enogastronomici in Israele, tantissimi vini molto buoni. Tra l'altro, se non erro, nel 2011 il vino che ha vinto al Vinitaly di Verona è stato proprio un vino israeliano. Ecco. Un vino che sicuramente io consiglio e che a me piace molto bere in Israele è un Syrah, un Cabernet molto buono, che va a legarsi ad un piatto tipicissimo della cucina sefardita, ma chiaramente tipica di Tel Aviv, che si chiama shakshuka, una ricetta di peperoni, pomodori, uova e cipolle, tutto cucinato in un modo particolare, servito molto caldo in un tegame, sai, di quelli di rame molto vecchi, e serviti così in maniera molto, molto alla buona. Però accompagnata da un bicchiere di vino sicuramente fa il suo effetto di gusto e prelibatezza. Per chi ci stesse ascoltando, stiamo parlando con Pietro Di Arena, direttore marketing dell'Ufficio Nazionale Turismo Israeliano. Beh, insomma, stiamo parlando di Israele. Mi stai affascinando, veramente conquistando. Neanche tu fossi una bella donna, guarda. Un viaggio in Israele dove per forza avere connotazioni di carattere spirituale non serve, ma occorre magari anche divertimento all'aria aperta, per esempio. Ecco, che cosa fare? Un po' di sport, un po' di attività. È possibile fare tutto questo in Israele? Allora,
piccola, è stretta e lunga, è grande, giusto per dare un riferimento, quanto la Sicilia o la Lombardia, quindi è una regione molto piccola, però essendo stretta e lunga ti dà la possibilità di viaggiare da nord a sud in poche ore, in sole 8 ore, quindi raggiungere tanti luoghi disparati e diversi dove svolgere le tue attività. Quindi puoi fare il kitesurf o il surf nella spiaggia di Tel Aviv, andare a sciare la mattina presto sulla neve del Monte Hermon d'inverno e nel pomeriggio spostarti nelle calde acque del Mar Morto, rilassarti galleggiando come il sughero. Oppure andare con le moto d'acqua o a fare shopping nelle vie più cool di Tel Aviv, andare nei locali più belli o divertirti con le mountain bike, con le jeep o con i quad nel deserto. Insomma, si possono fare davvero tantissime cose, per non parlare delle immersioni, come dicevo prima, con i delfini nel Mar Rosso. Certo. E se volessi invece venire a fare un salto per un weekend, ciò è possibile? Magari un viaggio un po' estenuante, però si può fare? Io, guarda, toglierei la parola estenuante. Non ti voglio correggere, ma ti do la mia versione e anche quella delle persone che l'hanno vissuto con me. Un weekend a Tel Aviv è la perfetta soluzione per chi vuole viaggiare a poche ore dalla propria città in un mondo completamente diverso. Ecco, cosa si può fare? Cosa si può fare? Allora, arrivi dunque, parti da, che so io, da Firenze oppure da Pisa, visto che siamo in Toscana, alle 6 del mattino. Ok, prendi il volo che ti porta, sì, ad esempio da Roma, che parte alle 10 e ti porta a Tel Aviv. Così arrivi già subito dopo pranzo e puoi goderti il pomeriggio, ti godi Tel Aviv, mettiamo che parti un giovedì, ti godi il giovedì pomeriggio, il giovedì sera ci sono le serate più belle, il venerdì ti godi tutta la giornata in spiaggia, godendoti poi nella sera i ristoranti più cool, i ristoranti più belli, più chic di Tel Aviv, andando poi nelle discoteche più belle, ci sono poi diverse zone dove sono cresciuti e nati tanti locali molto belli, come ad esempio il Namal, il vecchio porto che è stato completamente ristrutturato, dove hanno creato il bar più lungo del mondo, sono tanti bar e tanti ristoranti uno dietro l'altro, insieme a delle boutique dove fare shopping e delle discoteche dove ballare fino al mattino. In un weekend dove magari di base stai a Tel Aviv, puoi anche farti senza alcun problema una bella visita di un giorno a Gerusalemme, perché Gerusalemme si trova a soli 62 km da Tel Aviv. Quindi più o meno 30-40 minuti, non di più. 40 minuti, esattamente, sei in un'altra città completamente. Tra l'altro lasci la spiaggia fantastica di Tel Aviv per salire sulle colline, perché è a 700 metri di altezza. Io farò capo a te, guarda, farò capo a te. Mi conservo il tuo numero. Ma certo. Se Tiziana mi permetterà di chiamarti direttamente, così mi darai tutte le indicazioni. Se mi posso permettere, oltre a Tel Aviv e Gerusalemme, in un weekend ci metti anche il Mar Morto, vai a nuotare nelle acque del Mar Morto, a galleggiare come il sughero, perché sono acque che sono 30 volte più salate dei mari normali e ti trovi in un panorama fantastico davanti la Giordania. Quindi in 3 notti, 4 giorni puoi fare Tel Aviv, Gerusalemme e Mar Morto. Che bello quello che ci hai detto, sei stato straordinario a regalarci questo fotogramma, questi fotogramma, non direi neanche tanto cartoline, oltre ai cartoline anche questi spaccati proprio di video che mi sembra di aver vissuto attraverso le tue parole. Ne abbiamo parlato di Israele con Pietro Di Arena, direttore marketing dell'Ufficio Nazionale del Turismo Israeliano, che saluto, ringrazio e gli auguro buonanotte. A presto. Grazie a voi, è stato un grande piacere, vi aspetto in Israele, venite, una destinazione davvero splendida, grazie, a presto.